Ciao a tutti ragazzi, questa sera voglio proporvi il gioco che ingannò per ben 6 volte Winston Churchill, il primo ministro inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti il prestigiatore Harry Green andò da Churchill e cominciò a mescolare il mazzo, in questo modo. Ok, concluso il miscuglio, Harry Green prese due carte leader all'interno del mazzo, una di colore nero e una di colore rosso. E poi ne prese altre due, sempre una rossa e una nera, e le mise a metà mazzo all'incirca. Poi prese la prima carta del mazzo e chiese appunto a Churchill se la carta fosse nera oppure rossa. E Churchill disse nera. Poi prese la seconda carta e chiese sempre a Churchill, è nera oppure è rossa? Questa volta Churchill disse rossa e continuò così, quindi nera, rossa, nera, 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 rossa, 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 nera, nera, rossa, nera, rossa, nera, rossa, nera, 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 rossa, 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 nera. Per andare a complicare di più le cose, questa volta invertì, diciamo, le due carte leader, andò a mettere la carta leader rossa nella colonna di quelle nere e viceversa la carta leader nera nella colonna delle carte rosse. E continuò e chiese a Churchill appunto se la carta fosse rossa oppure nera, e Churchill continuò dicendo che era rossa, poi nera, rossa, 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 nera, 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 rossa, 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 nera, 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 rossa, nera, rossa, nera, rossa, nera, finché appunto non finì il mazzo. Alla fine Churchill rimase veramente stupito, perché tutte le carte che facevano riferimento alla carta leader rossa in questa colonna erano effettivamente tutte carte completamente rosse, non aveva sbagliato neanche una volta. Ma rimase ancora di più stupito quando vide che tutte le carte che facevano riferimento alla carta leader nera nella prima colonna erano effettivamente tutte carte completamente nere, non aveva sbagliato anche in questo caso neanche una volta. Ma il suo stupore crebbe maggiormente quando vide che nella seconda colonna tutte le carte che facevano riferimento alla carta leader rossa erano effettivamente tutte carte completamente rosse, non c'era neanche una carta nera, tutte rosse. E tutte le carte che facevano riferimento alla carta leader nera nella seconda colonna erano tutte fino all'ultima, tutte carte nere. Bene ragazzi, spero che l'effetto vi sia piaciuto, se così fosse vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao ragazzi, alla prossima!